Corona, perché il GF VIP non lo ha vinto Tavassi come avevo detto. L'ex re dei paparazzi aveva detto che avrebbe vinto senza dubbio Tavassi. Eppure le cose sono andate diversamente. Edoardo Tavassi vincerà il Grande Fratello VIP 7, l'affermazione l'ha pronunciata Fabrizio Corona pochi giorni fa. L'ex re dei paparazzi aveva sostenuto di non avere alcun dubbio in merito al fatto che sul gradino più alto del podio del reality show, nel corso della finale, sarebbe salito il romano. In realtà le cose sono andate in modo diverso, è stata la modella Nikita Pelizzon a portare a casa la vittoria. Insomma, Corona ha preso un granchio. L'ex di Nina Mouric, però, subito dopo che è stato proclamato il trionfo della Pelizzone è spuntato su Telegram, affermando di aver raggiunto il suo scopo e che sui suoi profili social c'è sempre la verità. A me Edoardo Tavassi non sta simpatico, anzi. Lui non meritava di vincere assolutamente, ha dichiarato su Telegram Corona. E poi non è una persona famosa. Quindi io non volevo che vincesse. Sapendo di annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e si sarebbe fatto di tutto per non farlo vincere. E poi così è stato il risultato finale. Tavassi non ha vinto il GF VIP. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio. Su questo mio canale c'è solo la verità. E infatti anche questa è la realtà delle cose. Dunque Corona sostiene di essere. C'è inoltre da scommettere che, laddove Edoardo avesse vinto, Corona avrebbe ripetuto il canonico ve l'avevo detto. Insomma, pare proprio di essere innanzi a un caso in cui si vuole la botte piena e la moglie ubriaca. Ultima piccola sottolineatura, chi ha seguito assiduamente il GF VIP 7 sapeva che c'erano molte probabilità che la vittoria finale sarebbe andata a Nikita o a Doriana Marzoli, al di là delle previsioni strategiche di Corona su Tavassi.